Buonasera, ben ritrovati a questo speciale informazione che conduciamo insieme all'amico Natalino Famame. Ritrovato Natalino, Grazie a voi per. anche perché tanti sono gli ospiti di questo appuntamento per andare a discutere ovviamente di politica, ovviamente di cambio di governo, ma anche delle possibili influenze che possono ripercuotersi per la nostra Liguria. E quindi vado subito a salutare gli ospiti per non perdere ulteriore tempo, ringraziando naturalmente tutti gli ospiti per aver accettato il nostro invito. Vado così in ordine per come sono seduti: Gianni Berrino per Fratelli d'Italia, buonasera, benvenuto. Giovanni Barbagallo per il Partito Democratico, buonasera, grazie per essere con noi. Un grazie anche ad Alessandro Piana della Buonasera. Lega, Alice Salvatore del Movimento 5 Stelle, Buonasera. grazie per essere con noi, e Carla Nattero, che rappresenta Sinistra Italiana, ma anche Leu, Liberi e Uguali. Grazie, Grazie Nattero per buonasera. essere qui con noi, ben ritrovati. Beh, allora, l'abbiamo detto, il cambio del governo con questa situazione che ha creato tantissime discussioni nel mondo politico, non solo a livello nazionale, chi ha parlato di necessità di garantire una prosecuzione all'Italia anche nei confronti dell'Europa, chi ha parlato di grande inciucio, insomma, il dibattito è sicuramente aperto. Natalino, ne abbiamo sentite tante e adesso cercheremo questa sera di capire cosa sta succedendo anche a livello locale. Possiamo partire dal fondo con Pontida, direi, perché Tirami l'appuntamento più fuori. recente è quello tradizionale, classico della Lega a Pontida. Appunto, qui ci sono le immagini di Matteo Salvini, il capitano, come lo chiamano i leghisti, una piazza gremita. Piana, c'era anche lei a Pontida? Sì, assolutamente sì, come tutti gli anni. E devo dire che, a differenza degli altri anni, questa mi sento di dire che è stata la Pontida dei record. Vuoi per la situazione politica a livello nazionale, vuoi anche per i grandi risultati che il nostro leader Matteo Salvini è riuscito a portare in questi anni, soprattutto in termini di azioni concrete di governo, era veramente una Pontida molto partecipata, dove era difficile addirittura muoversi. Barbagallo, ma allora non vi spaventa questa Pontida enorme, questa folla enorme? Non è che alla fine con questa alleanza con il 5 Stelle avete ancora fatto un favore alla Lega? Ma io dico la verità, sono un po' sorpreso dal dibattito di questi giorni, perché se io fossi stato un iscritto della Lega avrei chiesto conto a Salvini del suo comportamento, perché normalmente quando uno è vice premier e fa una crisi di governo e decide che il suo partito lascia il governo, cosa fa? Riunisce i suoi organi di partito, decide di uscire dal governo, si dimette in primis lui e tutti i suoi ministri e fa la crisi di governo. Invece non è che abbiamo assistito a un vicepremier che sui giornali dice, senza dimettersi, senza far dimettere i suoi ministri, dice sui giornali andiamo alle elezioni perché questo governo non può andare avanti, come se fosse il padrone del vapore e fosse, non so, colui che ha in mano tutte le carte. Quindi se fossi stato un suo militante gliene avrei chiesto conto, perché o è un ingenuo, nel senso che non ha capito quello che sarebbe potuto succedere, difatti poi è successo, o è uno sprovveduto completamente perché ha avuto un comportamento non consono, tra l'altro che è fuori prassi, diciamo, ed è rimasto all'opposizione. Io sono partito in vacanza, che ero in minoranza, sono tornato che ero in maggioranza. Cioè, ma dico, ma cosa è successo? Cioè, non so come dire. Allora, poi che chiaramente ci sia, adesso bisogna far vedere i muscoli, che ci siano le adunanze, diciamo, oceaniche, va bene, però politicamente diciamo che si è messo completamente fuori gioco. E questo perché è successo? Questo è successo perché Quindi il PD ha fatto bene a approfittarne, sono no, quello il discorso. questo lo vediamo dopo, io adesso ne parliamo dopo. Questo è successo perché c'è stata una presunzione, una sopravvalutazione di quello che era il peso politico e quello che erano gli avvenimenti e che l'ha portato a mettersi completamente in un angolo e a far sì che quello che fino a qualche tempo prima era impossibile politicamente è diventato possibile. Perché l'alternativa o le elezioni, diciamo così, o questo governo per quello precedente, è un'alternativa che nei fatti si è rivelata un ragionamento sbagliato. Poi sul PD, se ha fatto bene o ha fatto male, questo lo vedremo,
nel proseguo dell'azione di governo. Se questo governo farà delle cose, darà delle risposte, io penso che sia il miglior governo possibile che si potesse realizzare in questo momento. Qui invece c'è Zingaretti alla festa dell'unità, la chiusura della festa dell'unità a Ravenna, e anche qui invece da una parte Salvini punta appunto a parlare di inciuccio PD 5 Stelle, referendum, una nuova legge elettorale, il lancio della Lega, poi ne parleremo naturalmente con Piani, invece Zingaretti punta tutto sul discorso di rilanciare appunto l'Italia, ecco, rafforzare anche però mi deve consentire, il legame con l'Europa. Scusi, sì. Mi deve consentire di dire una cosa molto importante, perché io ho sentito i dibattiti, anche articoli sui giornali, cioè che questo governo sarebbe illegittimo, sarebbe frutto di un inciuccio, perché non è suffragato da un consenso popolare, da un consenso elettorale. Io voglio ricordare a tutti che il governo precedente nasce, no, senza che i partiti che l'avevano formato avessero detto in campagna elettorale che facevano un governo insieme. Nessuno l'ha detto che 5 Stelle e Lega avrebbero fatto un governo insieme. Eppure è nato e nessuno ha detto che era illegittimo. Aveva la maggioranza parlamentare e ha governato. Neanche il PD l'ha detto. Nessuno l'ha detto. Allora, aveva la maggioranza e ha governato. Adesso, quando si fa un Parlamento, si eleggono dei deputati, dei senatori che durano 5 anni. Non è che ogni 6 mesi c'è una votazione, o non so, europee, regionali, così si fa la crisi e si va a votare. Perché si vota ogni 5 anni. E quindi, sulla legittimità non c'è nessuna discussione. Si può discutere sull'opportunità, sul fatto se sia un fatto politico rilevante, ma non che sia legittimo e illegittimo o che sia un inciucio. No, infatti non perché abbiamo parlato di legittimità, inciucio può essere un termine politico. Io ho sentito dire anche questo, cioè, che praticamente lo prevede la legge, il sistema. Ma non è questione solo di legge, è questione che il dibattito politico è in continua evoluzione, no? Cioè, se oggi si discute di fare addirittura un'alleanza larga nelle regioni, vuol dire che c'è un dibattito che è in continua evoluzione, perché si fa politica, sennò... purtroppo tempo in questo paese non si è fatto politica, si fa politica e io sono contento di questo. Vorrei capire adesso se Berrino è altrettanto contento, credo di no. Sono le vacanze che ero all'opposizione come negli ultimi anni e sono tornato che siamo rimasti all'opposizione. Sono molto contento, rilevo un fatto, al di là della legittimità, sicuramente è legittimo questo governo, però voglio dire, non sfugge che per la prima volta lo stesso Presidente del Consiglio prima fa un governo sovranista, diciamo così, spostato verso il centrodestra, anche con poco centro, e poi subito dopo ne fa uno di centrosinistra anche con poco centro, voglio dire, quindi è la prima volta che un capo del governo, primo ministro, si sposta lui da una parte all'altra dello schieramento costituzionale. Questa è la prima cosa che bisogna rilevare, perché se non la rileviamo facciamo un'analisi politica sbagliata. La seconda cosa che farei notare è che è vero che Lega e 5 Stelle, e ti ripeto, io ero all'opposizione, quindi, però come immagine, non avevano fatto una coalizione precedente alle votazioni. Non volevamo stare con il Movimento 5 Stelle, questo qua è pacifico, però voglio dire, io ho preteso le elezioni e continuo a dire che sarebbe stato giusto andare alle elezioni, perché non trovo giusto, corretto, sebbene legittimo, che due partiti che si sono scornati fino a 3 giorni prima, fino a 4 giorni prima, che si sono detti il tutto possibile contro, facciano governo assieme, partendo da posizioni opposte che li ha portati a insultarsi fino a pochi giorni prima. Poi ognuno in politica dice quello che vuole, io che è un governo illegittimo non lo dirò mai. Che un governo che secondo me gli italiani non vogliono, lo posso dire come tu puoi dire che lo vogliono, questo è poco ma sicuro, ma è successo qualcosa che per la prima volta nella storia della Repubblica è successo. Lo stesso Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che fa il Presidente del Consiglio di un governo di centrodestra, ha subito dato un governo forse più a sinistra che abbiamo mai avuto nella storia della Repubblica. Questo lo trovo strano, secondo me era più corretto andare alle elezioni. Non, posso dire che è scorretto nel senso... politico, istituzionalmente è tutto perfetto, finché si trova una maggioranza in Parlamento è giusto che il Presidente della Repubblica assegni a qualcheduno la possibilità di verificare se c'è la maggioranza e far fare il governo, che politicamente sia una cosa molto strana e che è successa per la prima volta, questo io lo ammetto, io non difendo la Lega, difendo la mia voglia di andare a votare quello che il mio partito sta dicendo, perché riteneva e ritiene giusto e più corretto che si fosse andato a votare e non che si sia fatto un governo di inciuccio, di garanzia, un governo dovuto per approvare la legge finanziaria. A me questi discorsi qua non interessano molto. A seguito delle elezioni io trovo più giusto andare a votare. Se posso dire una cosa, l'accordo era già fatto da molto tempo,
non potevano andare al governo PD e 5 Stelle prima che si votasse sulla TAV, perché un governo diverso dal precedente non poteva ammettere che dopo un mese si votasse il PD da una parte e i 5 Stelle dall'altra sulla TAV. Era molto più comodo che lo si facesse col governo di Salvini, pur non essendo io della Lega. Quindi praticamente Salvini ha dato una carezza a questo governo, sembra di capire, ma non credo che sia stato, non credo che sia il precedente governo, pardon, non credo che sia stato questo. Io volevo chiedere alla dottoressa Salvatore se per caso è stato appunto, come diceva, vi è andato dei poltronari, vi è andato di tutto, no? in questi ultimi 30 giorni. Volevo capire se effettivamente è stata una maturazione oppure se avete scelto un'opportunità, perché ogni opportunità, da ogni tonfo può nascere un'opportunità. Il tonfo l'avevate avuto prima col PD, dopo con è nata l'opportunità con Salvini, dopo invece siete arrivati alla scelta opportuna, la più opportuna. Il tonfo l'ha fatto Salvini, che si è sfilato, ha perso tutto quello che aveva, governo, vice premier, una forza politica che stava crescendo, adesso invece sta calando nei consensi, ed è normale perché ha tolto quella garanzia di sicurezza e di continuità governativa. E poi lo ha fatto doppiamente, perdendo definitivamente credibilità, quando è tornato sui suoi passi implorando il Movimento 5 Stelle di riprenderlo dopo che era stato lo stesso Salvini a voler mollare tutto, credendo in chissà quali nuove situazioni che poi non si sono concretizzate. La novità in Italia... anzi, ci sono due novità in Italia. Una è che finalmente davvero si fa politica, si parla dei temi e non c'è più al centro il discorso degli schieramenti uno contro l'altro, ma si va a discutere sui temi. Il governo precedente era fondato su un contratto, il governo attuale è fondato su un programma condiviso, cioè significa punti di quelle che sono le priorità, le emergenze per i cittadini. Adesso una cosa fondamentale in un paese come il nostro, in un paese che vuole dichiararsi civile, è il tema del salario minimo, quello della riduzione del cuneo fiscale, e finalmente noi abbiamo la possibilità di lavorare a questi concetti. Poi per quanto riguarda tutte le varie polemiche, che chi assurdamente si è sfilato da un governo e adesso grida, è come la volpe l'uva, insomma, è una situazione un po' paradossale, francamente io rispondo che la situazione, la possibilità di fare le cose c'era, la possibilità c'è anche adesso, e il Movimento 5 Stelle sta dando un esempio di maturità, perché va a lavorare sui progetti, non sulle persone, non su discorsi della corte, insomma, dei miracoli, che fino adesso è sempre stato il concetto della casta. Siete sicuri che la base vostra però abbia capito questo? La base nostra assolutamente, perché ha votato l'assemblea degli iscritti del Movimento 5 Stelle, ha approvato all'80% questo nuovo governo, così come aveva approvato il precedente, perché questo è un nuovo modo di fare politica, diverso da prima. Gli scontri che sono esistiti tra le forze di cui stiamo parlando, le forze politiche, si fondavano principalmente su elementi di corruzione, elementi di illiceità che riguardavano uno schieramento, ma nello specifico dei singoli. L'altra grande novità che oggi abbiamo, oltre finalmente a essere tornati a parlare dei temi, è che noi abbiamo un governo con dei membri di governo tutti senza indagini a loro carico, e questo francamente in un paese come l'Italia, che è uno dei paesi più corrotti in Europa e tra i più corrotti nel mondo, e le cose adesso finalmente stanno cambiando e finalmente abbiamo una legge anticorruzione che è stata fatta grazie al precedente governo, quindi non si tratta più di stare a sventolare la bandierina di un colore o dell'altro, ma di portare dei risultati, dei fatti. Io è da quando ero bambina che aspettavo la legge anticorruzione in Italia, e finalmente noi adesso abbiamo questo strumento. Lo spazzacorrotti. La Lega vi tarpava le ali, quindi, in buona sostanza. Sicuramente c'erano alcune tematiche, ma ad esempio uno dei motivi per cui al di là del fatto che è imponderabile il motivo per cui di punto in bianco Salvini abbia buttato tutto all'aria, ci sono varie teorie. Tarpavate le ali voi, l'ha detto dopo, insomma, è poco credibile.
Una delle motivazioni, io credo fortemente, che sia legata alla riforma della giustizia, anche perché si stava arrivando finalmente a togliere la prescrizione per chi è condannato in primo grado, che è una cosa buona e giusta che esiste anche negli altri paesi, e noi sappiamo ad esempio che ex membri di governo del colore della Lega, come ad esempio Rixi, condannato per peculato, Siri, coinvolto in tutta questa storia di corruzione, insomma, finalmente si dà una svolta. Noi avevamo incominciato con le piazze gridando al Parlamento pulito, noi volevamo il Parlamento pulito, siamo riusciti ad ottenere adesso un governo pulito e siamo al governo e stiamo portando avanti questi obiettivi. Adesso torniamo poi anche su questi temi, volevo sentire anche Carla Nattero, perché ecco, c'è anche questa particolarità, no? Nel governo che si è formato, tutti si parla in modo preponderante di alleanza Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, virgola, non è solo così, c'è anche appunto Liberi Uguali, lei esponente di Sinistra Italiana, che rientra in questa casa di Liberi Uguali. Allora, per voi, dal vostro punto di vista, com'è andata questa storia? Ecco. Questa storia, appunto, il gruppo di Liberi Uguali è un gruppo parlamentare di 18 componenti, che è importante per la maggioranza, soprattutto al Senato. E come mai, dopo anni di opposizione, sia come Articolo 1 sia come Sinistra Italiana, abbiamo fatto questa scelta? E l'abbiamo fatta per una serie di motivi. Il primo è che il nostro elettorato, diciamo largo, della sinistra, a cui noi, che fa riferimento a noi, sentiva nel governo precedente un rischio democratico. Questo nel senso che, andando in giro per la strada così, il tipo di elettorato nostro ci diceva: fate qualcosa, cercate di cambiare qualcosa. Una posizione passiva, eccetera, non sarebbe stata capita dal nostro elettorato. Questo sicuramente è la prima cosa. La seconda cosa è appunto il fare politica, che poi che cosa significa poi praticamente? Significa che la sinistra, sia la sinistra-sinistra di cui io sono indegna rappresentante, sia il centro-sinistra, nella situazione italiana doveva aprirsi un orizzonte politico. Nella situazione attuale l'orizzonte politico non ce n'era, perché praticamente l'unica forza, c'erano tre forze più o meno equivalenti, due destinate a mettersi insieme, e una che rimaneva decisamente all'opposizione. Bisognava cercare un po' di rompere questo accerchiamento. E com'è che si poteva rompere? Si poteva rompere anche facendo riflessioni su quello che è successo in giro per l'Europa. In Spagna c'è un governo di Partito Socialista Spagnolo, certo. E Podemos. Podemos ha tanti punti in rapporto con il ragionamento che fa il Movimento 5 Stelle, ad esempio, che abbiamo sentito dalla dottoressa Salvatore adesso, no? Riferimento alla corruzione, eccetera. Ci sono tantissimi punti in comune. Allora, diciamo così, cercare che la sinistra tradizionale trovi su un rinnovamento, su un'ipotesi di rinnovamento della politica, un asse di contenuti e di programma con quella parte che non è sinistra, ma che è frutto della crisi della politica, che è frutto, diciamo, del fallimento dei partiti tradizionali, questo può essere un asse di cambiamento per il nostro paese importante. E quindi, diciamo, sono questi due elementi, quelli di fondo, che hanno giocato, diciamo un sentimento di rischio democratico e la necessità e la volontà di vedere se era possibile aprire un orizzonte politico nuovo. È chiaro che questi due elementi possono funzionare se questo governo
governa bene, perché una cosa sono, diciamo, i ragionamenti politici astratti che si fanno, un altro è arrivare alla prova dei fatti. Allora, prima però di arrivare a questo governo, quindi, voglio finire sulla prova dei fatti. Sì. Arrivare alla prova dei fatti, perché è chiaro che in una situazione di questo genere, se questo governo riesce a produrre degli effettivi cambiamenti, ovviamente questa prospettiva politica va avanti. Se invece questi cambiamenti non li produce, c'è il rischio, diciamo, boomerang, c'è il rischio, diciamo, che il consenso forte per il centrodestra che permane nel nostro paese, basta vedere gli ultimi sondaggi, l'Italia è divisa 50-50 in sostanza, questo consenso forte si aumenterà dalla delusione delle attività di questo governo. Ma noi faremo di tutto. Quello che dicevamo prima anche con Barbagallo, o meglio, io ponevo questa questione della eventuale preoccupazione se non sia poi appunto il rischio di fare un favore semmai alla Lega, al centrodestra, ma appunto voi avete detto bisognerà lavorare bene. Ma facciamo un piccolo passo indietro, abbiamo un altro piccolo contributo che io nei miei appunti ho chiamato quante se ne sono dette, perché si è discusso appunto proprio adesso del fatto di queste differenti vedute. Abbiamo cercato di sintetizzare il più possibile un attimo il quadro di quello che è successo prima di arrivare a questa nuova 5 Stelle e anche Leo. Vediamo un attimo. Allora, io ho tante ragioni per dire che loro vanno molto d'accordo col PD. Io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare, col partito che in Emilia Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l'elettroshock per venderseli, io non voglio avere nulla a che fare. E sono stato in questo anno quello che sicuramente ha attaccato di più il PD di quanto l'abbiano fatto tutti gli altri partiti, perché forse erano d'accordo su alcuni provvedimenti. E io credo che su questo noi dobbiamo esigere rispetto come Movimento 5 Stelle. Ve lo ricordate quando il Movimento 5 Stelle voleva aprire il palazzo come se fosse una scatoletta di tonno? Ecco, poi è successo che loro sono diventati il tonno. Si sono chiusi dentro la scatoletta e non ne vogliono più uscire. Io, e lo dico davanti a tutti e lo dirò per sempre, io mi sono perfino stancato e lo trovo umiliante. Mi sono perfino stancato di dire che non intendo favorire nessuna alleanza o accordo con i 5 Stelle. Li ho sconfitti due volte e non governo con loro. Imparassero a sconfiggerli chi mi accusa di questo, non il contrario. L'onore e la dignità e il bello di girare per Roma e per l'Italia a testa alta valgono 1000 ministeri. Glieli lascio. Dicevano che eravamo noi quelli pericolosi, dittatori, fascisti, ma siamo gli unici dittatori che volevano dare la parola al popolo. Forse i dittatori sono quelli chiusi dentro il palazzo che si vergognano a uscire per strada. Caro Luigi Di Maio, ci hai insultato per 5 anni, hai definito questa comunità la comunità dei petrolieri, dei banchieri, dei mafiosi, dei corrotti. E oggi improvvisamente vieni a chiedere al PD i voti per governare. Caro Di Maio, i voti per governare non te li daranno i cittadini e non te li darà il Partito Democratico. All'opposto vostro, noi siamo i conservatori qua, non vogliamo l'acqua pubblica, tu la vuoi privatizzare, vuoi vendere l'Eni, vuoi svendere la nostra sovranità, noi la vogliamo mantenere. Tu parli di Europa, ma l'Europa va cambiata perché si cambia in Europa per cambiare l'Italia. Ci arriviamo subito su tutti i punti, ti chiedo ma soltanto io un non passaggio. Voglio, scusa. No, però questo non è il trailer del tuo show, Beppe. No, non è uno show. Non so se sei in difficoltà sulla prevendita, ma vorrei che prima tu ascoltassi, se sei in difficoltà sulla prevendita ti diamo una
mi dai una mano, dai. Questo, fammi una cortesia. Questo non è Sanremo. Ma ti mando degli omaggio. Questo, no, no, ma lascia quello. Stare. No, il fatto di dire i tuoi programmi, tu sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi qualsiasi cosa dici non è credibile da parte mia e da parte nostra. È finita. Buona giornata, è stato un piacere vederti. È stato un piacere per te. Ti do la mano. Grazie. E l'ultimo passaggio era addirittura il 2014, se non erro, Beppe Grillo alle consultazioni con Renzi, quindi insomma è un po' una cronistoria di botte e risposta pesanti, soprattutto fra PD e 5 Stelle a questo punto. Ho ascoltato attentamente e spunti ce ne sono stati molti, tra cui i servizi che avete trasmesso adesso, ma io credo che non è che uno è andato in vacanza con un governo ed è tornato con un altro. Quando si è tornati dalle vacanze un po' tutti in quella fatidica settimana, si è ritornati in una realtà stranissima, in una sorta di paese dei balocchi, dove, come diceva giustamente il collega Berrino, un presidente del Consiglio con nonchalance è passato da una coalizione ad un'altra, dove Salvini aveva detto al Movimento 5 Stelle e in primis a Di Maio: io sono disposto a rifare il governo con il 5 Stelle con te Premier. Probabilmente non se l'è sentita, probabilmente aveva già preso ordini ed accordi di altro tipo, perché questo Presidente del Consiglio non ci rappresenta, perché ha già fatto accordi col PD e con tutti quei movimenti di sinistra che rappresentano l'Europa delle banche, dei petrolieri e di tutta una serie di poteri forti che il 5 Stelle ha sempre condannato e probabilmente ha anche ingannato a livello elettorale, in campagna elettorale, i propri elettori, andando ad accusare proprio quei poteri lì. Oggi, inspiegabilmente, il 5 Stelle, a fronte di tutta una serie di insulti che si sono scambiati tra 5 Stelle e PD, perché io che mi ricordi proprio a memoria d'uomo, è difficile trovare una situazione analoga nel nostro paese, dove due schieramenti politici come Movimento 5 Stelle e PD fino alla settimana prima se ne sono dette e se ne sono fatte di tutti i colori. Non è mai successo nella storia della Repubblica. Io difficilmente ho trovato un linguaggio così pesante, una cattiveria nei modi e nei termini, da tutte e due le parti degli schieramenti, uno contro l'altro, e poi inspiegabilmente con lo stesso Presidente del Consiglio si va a governare. Ora, io credo che siamo in Italia, quindi la verità bisogna dircela. Oggi ho sentito dire qua che si vuol far politica. E beh, quando si vuol far politica bisogna dire la verità soprattutto agli elettori. Io credo che abbia prevalso il principio del tengo famiglia, dove uno schieramento come il 5 Stelle, che ha preso il 34%, a fronte di un 17% di oggi, a fronte di una possibile legge elettorale dove c'era una riduzione di parlamentari e senatori, sarebbe passato da 200 a 60-70. Ora, con dei parlamentari e dei senatori che hanno acceso un mutuo, io bisogna dire la verità, non c'è altro modo per farlo. È chiaro che c'è una titubanza nel fare. Il PD idem, abbiamo un partito che alle ultime elezioni aveva preso il 22% e aveva messo tutta una serie di parlamentari e senatori, ma con una segreteria di Renzi. Oggi la segreteria è quella di Zingaretti. Se si andasse al voto, sappiamo come funzionano le segreterie politiche, magari quei senatori, quei deputati lì non verranno più ricandidati, verranno ricandidati persone più riconducibili al segretario attuale, come è giusto che sia, perché quando si vince un congresso all'interno di un partito, il segretario ha tutto il diritto di rivendicare collegi e quant'altro, e quindi c'è un'altra frangia ampia di parlamentari e senatori che non verranno più rieletti. E si è proceduto poi a fare questa sorta di governo, ripeto, che sarà un governo che continuerà a prendere ordini da Bruxelles, dove arriveranno dei fax che decideranno cosa fare e quando farlo e perché farlo. Ma questa è la verità dei fatti, perché non è possibile che la Merkel dica quel ministro non va bene, quell'altro non va bene, Macron anche. Io sinceramente, che faccio politica da tanti anni, non so chi sono i ministri in Germania e in Francia, non è che mi interessi più di tanto, mi interessa quella che è la politica europea e che non veda sempre l'Italia soccombere, ma non è che mi va a interessare in modo particolare chi ricopre quel ruolo, quel determinato ministero, cosa che puntualmente avviene per quanto riguarda il governo italiano. Questa è un'anomalia di nuovo tutta europea. Cioè, questa spiegazione. No, anche poi. Questa è una continua spiegazione, mi consentirà
il collega, un po' volgare della politica, perché non è neanche detto, come qualcuno vuol far credere, che se si fosse andati alle elezioni ci sarebbe stata una maggioranza di centrodestra stabile e maggioritaria duratura. Perché non è detto? Perché a fronte di una Lega in crescita e di un Fratelli d'Italia che guadagnava qualche punto, avevamo un Forza Italia in caduta libera. Quindi non è affatto detto che ci sarebbe stato uno schieramento numericamente autosufficiente e una maggioranza politica coesa. Poi, voglio dire, si sarebbe andate alle elezioni con un centrodestra che fino al giorno prima, no, non è che non se ne sono dette di tutti i colori, con gente che è uscita da Forza Italia. Lo decidere gli italiani, però, non è che lo decidi dentro un palazzo. Ma ogni 5 anni decidono gli italiani. Non ogni 5, voglio dire, avete il Movimento 5 Stelle è andato 100 volte in piazza per chiedere le elezioni, voi anche. Questa spiegazione è un po' volgare di dire. È volgare, quando parla centrodestra sono sempre volgari, Giovanni, cioè, scusami. E poi hai detto te che è volgare. Ma lui che ha dato una spiegazione politicamente, scusa, abbi pazienza. Dire che non si va alle elezioni perché i deputati e i senatori hanno il mutuo è un modo volgare di spiegare le cose, la politica, perché non è per me è volgare, permettimi. Io penso invece che si sia fatto mi basta citare le parole di Beppe Grillo, no? Mi basta citare le parole di Beppe Grillo, che in occasione di questo governo ha cambiato posizione rispetto a quell'incontro che aveva fatto con il PD. Sono cambiati scenari. Io denoto, leggendo tra le righe, un'evoluzione politica nel dibattito. Io penso che io e la Alice Salvatore, che abbiamo iniziato la legislatura regionale ormai quasi 5 anni fa, in questi 4-5 anni che ci siamo conosciuti, ci siamo frequentati, abbiamo partecipato alle commissioni insieme, penso che siamo molto più, potremmo essere molto più vicini di quanto non fossimo all'inizio della legislatura. Poi le esuberanze giovanili di Chiara fa da garante. Nel dubbio mi sono seduto in mezzo, perché qualcosa non torna. Io penso che sulle cose, ma non è vero, perché sulle cose concrete potrei fare diversi esempi. Parliamo di cose concrete, parliamo di progetti, parliamo di leggi, parliamo di provvedimenti, no? Abbiamo avuto molte sintonie. Io, c'è un nemico comune da combattere, sintonia, o voti con l'opposizione o voti con la maggioranza, in consiglio regionale non ci sono tante opzioni. Ma queste sono considerazioni vostre, io sto denotando una situazione nuova. Il fatto che si discuta, scusa, per me è fatto rilevante. Parli molto, occupi tanto tempo, quindi ognuno ogni tanto cerca di inserirsi anche, perché sennò non parliamo mai, perché io non ti voglio interrompere. Non mi disturbi. A me fa piacere che tu la riconduci tutto sulla politica e cerchi giustamente di giustificare un'alleanza. Io non devo giustificare nulla. Io non devo giustificare nulla. Giustificare vuol dire che qualcuno ha fatto qualcosa di male, se deve giustificare. Non è vero. Quelli scusarsi. Giustificare è trovare una giustificare. Sono cose diverse. Devo dare una spiegazione. Allora, se vuoi spiegazioni, le do. Le stai spiegando. Però magari fai spiegare anche agli altri, perché sennò. Modo, insomma, questo qua non era mica il primo tentativo di confronto tra. Non era il primo tentativo. Ne sono stati fatti due. No? E il Movimento 5 Stelle aveva preso un'altra strada, può anche aver fatto la prova della Lega, aver visto che le cose non andavano bene e può avendo delle caratteristiche, diciamo, particolari, avendo delle caratteristiche che non sono quelle dei partiti tradizionali, ma avendo una avendo un minimo di Ne facciamo una parte più chiara di trasmissione, perché voglio dire, siete già in 3-2, in più parlate il doppio di noi, per carità. Ha parlato 30 secondi. Chiamami Sfinge, finisco, è finita lì. Dicevo che avendo questa trasversalità anche che è caratteristica del Movimento 5 Stelle, sui temi, sui programmi ha provato a fare una svolta, ha provato a fare un altro tipo di scelta, si sono trovati delle convergenze, in primo luogo anche di carattere democratico, non mi pare che ci sia niente. È tutto confronto parlamentare. La nostra è una repubblica parlamentare. Sì, ma questo lo ha, diceva anche prima Berrino, ha detto non parlo di illecito. No, certo. Però Berrino, dire,
sta di fatto che se uno si presenta agli elettori e prende milioni di voti perché dice io sono l'antisistema del PD e prende milioni di voti su questo e poi fa un'alleanza col PD, c'è qualcosa di naturale, è legittimo, è costituzionale, è possibile, ha fatto bene Mattarella a farlo, ha fatto benissimo Conte a passare dalla Juventus all'Inter e poi andare a allenare in Inghilterra, va tutto bene, ma hanno preso voti dicendo che non avrebbero mai fatto questa cosa, è questo che dà fastidio politicamente e ci fa chiedere le elezioni, mica altro. Si può avere elezioni. Però devo intervenire, devo intervenire per dire una cosa. Posso venire una volta da solo, che non posso parlare. Non so, cioè, voglio dire. Mi sembra sotto gli occhi di tutti che i 5 Stelle abbiano preso voti contro il PD e contro il sistema votato dal PD, che rappresenta il PD. Che poi sia giusto o sbagliato il sistema del PD, io non lo dico, io faccio politica a destra, faccio politica in un'alleanza di centrodestra il più ampia possibile, parlo della mia alleanza, io non dico dovete votare me perché sono migliori di loro, loro hanno preso milioni di voti su questo, parlando male del PD, facendo emergere tutte le cose che al PD non andava bene, ve la ricordate la piovra di Di Battisti con tutti gli indagati del PD? L'ha mai fatto Fratelli d'Italia una cosa così? Ha mai messo i nomi e i cognomi dei condannati della politica? Mai, perché non è il nostro costume. Sì. Vanno condannati, ma non è il suo costume. Si erano dimenticati anche per lo sottosegretario. Non sono contento perché non cambiate. Non fa parte del mio modo di far politica. Sono cambiati, è meglio no? Ma a me non dire che niente che sono cambiati. Se tu prendi voti dicendo una cosa, poi devi spiegare agli italiani perché ne hai fatto un'altra. E i voti sono di un anno e 3 mesi e 6 mesi fa. Non sono le elezioni del 1980 e del 2005, sono le elezioni di marzo 2018. Quindi a me, quando uno si presenta e dice faccio delle cose, se cambia, si presenta agli elettori e dice ho cambiato, adesso voglio fare un governo con quelli che ho sempre insultato, perché ho capito giustamente che le affinità del Movimento 5 Stelle col PD sono molto superiori a qualsiasi altra cosa e quindi è giusto che io dico agli elettori se vogliono un Movimento 5 Stelle alleato col PD. Io trovo giusto questo, io non dico nient'altro, io non sto a criticare le politiche del PD, quelle dei 5 Stelle o quelle di Leo, perché sono il tuo maggiore alleato, scusa, ci ha fatto un governo insieme con loro. Noi siamo all'opposizione prima e siamo all'opposizione adesso, quindi voglio dire, se poi questo vi dà fastidio sentirvelo dire, pazienza, decidiamo quando andremo a votare, lo diranno. Poi il vice Salvatore parla di giustizia e finalmente. Ma tu lo sai neanche un anno fa che cosa ha detto Renzi del blocco della prescrizione dopo il primo grado? Ma leggile allora, le cose. Io perché quando dice che voi dire che vi siete uniti, prima era un contratto e adesso avete dei programmi, sulla giustizia vi voglio vedere a trovare una sintesi delle diversità che vi dovrebbero, vuol dire, non dell'unità, ma delle diversità che rappresentano. Perché la politica del PD sulla giustizia rispetto alla vostra è all'opposto. È all'opposto. Poi se trovate una sintesi, ora, bene per voi. Mi taccio. No, dobbiamo dare ovviamente la parola a Denise Salvatore. Grazie. Io credo che la dimensione del litigio sia un qualcosa che appartiene ormai al passato della politica in Italia. E questa è una cosa importantissima che tutti dovrebbero capire e mettersi al passo con l'evoluzione dello scenario politico italiano attuale. Facendo una considerazione su quegli interventi che abbiamo visto prima, i tributi che abbiamo visto prima in video, abbiamo fatto una politica diversa prima, è vero. C'era molto la dimensione del litigio, la dimensione dello scontro, secondo me abbiamo fatto anche noi degli errori, nel senso di andare a fare spesso delle generalizzazioni attribuendo ad un simbolo le colpe di un malfunzionamento, perché nel sistema di cui noi abbiamo sempre parlato, di cui parlavamo, c'era Fratelli d'Italia, c'era il Partito Democratico, c'era la Lega, c'era anche l'EU, ma noi avremmo dovuto sempre specificare che il problema erano le persone che non facevano funzionare bene il sistema istituzionale. Noi siamo nati in contrapposizione alle persone che in tutto questo sistema politico non davano dignità alle istituzioni e quindi alla volontà popolare dei cittadini. Oggi siamo arrivati ad una nuova dimensione politica, dove al centro vanno realmente i temi. Noi l'abbiamo sempre detto che siamo trasversali, che per noi non esiste un'idea buona, cioè un'idea di sinistra o un'idea di destra. Un'idea è buona
o cattiva, e l'abbiamo dimostrato governando insieme alla Lega e portando avanti un programma condiviso sui punti tematici che noi condividevamo, perché chiaramente ci sono delle buone proposte in tutti gli schieramenti politici, in tutte le forze politiche, quindi, altrimenti non li voterebbe nessuno. Galeotta fu la TAV, quindi, a questo punto, no? Perché c'è da in realtà quello è stato, fu un pretesto, perché che noi fossimo contrari al TAV lo sapevano tutti dalle calende greche, quindi non è che abbiamo rivelato qualcosa di nuovo. È stato il Senato poi alla fine che ha dato il colpo di grazia. Il TAV, per essere approvato, deve essere votato in Parlamento, quindi il voto in Parlamento deve comunque poi arrivare. E torniamo anche al discorso che è stato sollevato sia dalla collega Di Leo, ma anche da Barbagallo e anche da Berrino, che noi siamo in una repubblica parlamentare, e questa è una piccola parentesi che volevo fare anche per chiarezza e onestà intellettuale verso chi ascolta. Il governo in Italia si forma con le maggioranze parlamentari che trovano un accordo di governo, così è scritto nella nostra Costituzione, questa è la Costituzione italiana. Poi purtroppo si è creato tutto questo dibattito, confusione, questo rumore di fondo di partiti che litigano gli uni con gli altri perché quel partito non va bene, quell'altro partito ne va ancora peggio, eccetera. Invece adesso è il momento di tornare a fare il dibattito, sì, ma sui temi. Quindi io voglio discutere con Piana, voglio discutere con Nattero se è corretto o non corretto fare il salario minimo in Italia, se noi vogliamo farlo in un certo modo, più alla francese o più alla tedesca, se ci interessa arrivare ad avere la riforma della giustizia. Di questo voglio discutere insieme a Berrino, di questo voglio discutere insieme a Barbagallo, ed è quello che stiamo riuscendo a ottenere a livello nazionale finalmente. E se ne sono accorti anche tanti altri esponenti di altre forze politiche. Io sono convinta che dentro altre forze politiche tradizionali, quelle contro cui noi ci siamo sempre scontrati, diciamo, tuttora esistano dei soggetti che portano disdoro a quelle stesse forze politiche, che comunque hanno delle parti sane, che comunque hanno delle idee buone, perché, ripeto, altrimenti non le avrebbe sostenute nessuno. Finalmente i temi al centro del dibattito e quindi l'interesse dei cittadini. I temi al centro, parleremo magari adesso subito anche di temi che riguardano la Liguria, però vi chiedo un attimo, proprio un attimo di pazienza per dare la linea alla regia, pochi istanti, e poi ritorniamo subito a dibattere, fra pochissimo. Ripartiamo, Natalino. Partirei più a livello forse del territorio, no? Del nostro territorio, riporterei il dialogo sul nostro territorio. Insomma, le elezioni non sono neanche così lontane per il rinnovo del Consiglio regionale, per cui chiedo, partendo da Piana, rispettando quindi il nostro giro di consultazioni, se Piana pensa che per esempio fra i progetti che dovranno, è probabile che in questo caso ci possa essere uno scontro, perché ci potrebbero essere pensieri diversi, per esempio la Gronda piuttosto che il raddoppio, piuttosto che l'Aurelia Bis. Ad esempio facciamo il caso delle infrastrutture, perché è uno dei temi che poi vi ha anche diviso, no? Visto che la TAV era uno degli argomenti di scontro. Ma assolutamente sì, poi io credo che la prova del 9 sarà questa sostanzialmente, di questo governo 5 Stelle PD. Noi abbiamo... La collega Alice Salvatore ha nominato Rixi, e allora, ad onor del vero, devo anche dire che Rixi, senza che glielo chiedesse Salvini, si è dimesso. Si è dimesso con la promessa da parte di Toninelli che avrebbe firmato lo sblocca cantieri e tutte quelle opere fondamentali che riguardavano il nostro paese, che erano circa 70, 74 se non sbaglio, vado proprio a memoria, e avevano comunque una ricaduta economica di 32 miliardi di euro circa. Alcune, come citava giustamente lei, sono fondamentali e riguardavano direttamente il nostro territorio, come la Gronda, Terzo Valico e il raddoppio ferroviario finale Andorra, quei 32 chilometri fattidici, col quale abbiamo anche qui l'assessore Berrino, che poi sicuramente dirà molto più preciso di me quelli che sono gli impegni che Regione Liguria si è presa in tal senso. 32 chilometri che comunque ci rendono ancora isolati dal resto del mondo,
non dal resto d'Italia, dal resto del mondo, dove abbiamo ancora una realtà di binario unico settecentesca. Ecco, per uscire da questo isolamento dobbiamo finalmente sbloccare queste grandi opere, senza se e senza ma, perché io, quando ero al governo con il Movimento 5 Stelle, Presidente del Consiglio, invitato a tutte le trasmissioni televisive, imperiesi, savonesi e genovesi, la prima domanda che mi faceva l'interlocutore diretto era: ma cosa fate sulla Gronda, cosa fate sul Terzo Valico, visto che comunque avete il Vice Ministro alle infrastrutture? E noi abbiamo sempre dato delle garanzie a riguardo, perché questa era una grandissima nostra battaglia. Noi abbiamo dato la promessa agli elettori, al territorio, agli amministratori della Liguria, che queste opere si sarebbero fatte, e ci eravamo presi l'impegno preciso. Oggi queste andranno tutte in seconda fascia, vedrete che di queste opere qua non se ne parlerà, e rimarremo nell'immobilismo che ci ha sempre contraddistinto negli ultimi anni, a scapito magari di altre regioni che queste battaglie non le fanno quando interessa il loro territorio principale. Ecco, io vorrei che fossimo un pochettino più regionalisti, visto che a livello nazionale si parla di nazionalisti, a livello regionale si dovrebbe parlare di regionalisti, di tirare un po' di più l'acqua al nostro mulino senza dividerci in mille rivoli. Poi un altro discorso a livello regionale, a livello nazionale, ci eravamo anche arenati, perché comunque eravamo arrivati al momento del no, perché anche la riduzione fiscale, la flat tax, la riduzione di quella che è l'imposizione fiscale sulle imprese era venuta meno, e questa faceva parte del patto di governo, non è che non facesse parte del patto di governo. Si è arrivati fino a lì, poi con un fax da Bruxelles è stato detto no, fermi tutti. Allora voglio dire, visto che c'è una reale difficoltà a fare impresa in Italia e un'imposizione fiscale tra le più alte al mondo, questo era un impegno di governo ed era scritto anche nel contratto, dopodiché sono iniziati a arrivare i no. Ecco, e questo è stato un altro grande problema, così come è stato un altro grande problema quello dell'avere mille dubbi sulle opere fondamentali, perché la prima mozione di sfiducia al governo Conte lo ha fatto il 5 Stelle 10 giorni prima di Salvini sulla TAV, ma non dimentichiamocelo questo, facciamo finta di non dire le cose. Io credo che non sia volgare ricordare determinate cose e dire determinate realtà, soprattutto agli elettori, può dar fastidio o meno, ma non è assolutamente volgare, perché era stata una minaccia all'epoca più era stata depositata una mozione, poi è stata ritirata, mentre invece la mozione di il decreto sicurezza che comunque ha fatto risparmiare con la sospensione, l'azzeramento quasi degli sbarchi, 5 miliardi e fischi al nostro paese, e oggi mi sembra di andare in controtendenza perché viene rivisto il decreto sicurezza. Tutto quello che è stato fatto in questi 14 mesi col Movimento 5 Stelle, che io dico che è stato fatto bene sia da una parte che dall'altra, da una certa componente politica che è la Lega, non viene sconfessato, dall'altra sembra essere sconfessato tutto. Ecco, questo è un atteggiamento abbastanza schizofrenico se si vuol far politica, se si vuol parlare di contenuti, se si vuol parlare di progetti. Non si può da oggi a domani sconfessare quanto di buono hai fatto per abbracciare altre realtà politiche, altre ideologie per convenienza, dai, diciamoci la verità. Barbagallo, mi sembra che lo scontro nelle regioni per il rinnovo dei consigli regionali in Italia, ci sono alcune regioni anche importanti, tra cui anche la Liguria, che andranno presto a elezioni, sia forse il tavolo sul quale vi confronterete per primi, oltre ovviamente alle sfide di governo. Dicevo prima che ho denotato un'inversione di tendenza sia nei toni delle esuberanze giovanili di magari di Maio, di qualcuno, eccetera. Poi invece sulle questioni politiche più importanti, che ho denotato in questi ultimi tempi un'inversione di tendenza. Quando io sento dire da Grillo infarcite anche il governo di tecnici, di gente preparata di fatto nell'argomento, denoto un'inversione di tendenza rispetto all'uomo diciamo della strada. Quando sento Di Maio in questi ultimi 2 giorni si possono vedere sui territori fare delle alleanze dandogli una connotazione civica, mi riferisco all'Umbria, denoto un'inversione di tendenza, vuol dire che non si esclude la possibilità di fare ampie maggioranze. Non dimentichiamo che fino all'altro giorno noi avevamo un sistema tripolare, no? C'era un sistema tripolare, se si va invece a una semplificazione con un sistema bipolare, io penso che faccia bene alla politica in generale. Dipende da allora Renzi. Cosa auspico? Scusi. Poi Renzi ne parliamo, perché poi Renzi, se vuole 2 parole su Renzi, se Renzi mette in proprio, mettiamo, però non è che sconfessa
perché è stato uno degli artefici di questa alleanza Renzi, quindi non è che può sconfessare se stesso, ma a parte questa breve parentesi, dicevo che in questa inversione di tendenza cosa auspico io per la Liguria? Auspico che tutte le problematiche ci sono riguardanti le infrastrutture e i programmi riguardanti la nostra regione devono essere ricondotte a un accordo programmatico che vada verso un'alleanza anche in Liguria del tipo quella che si potrà magari probabilmente auspicare in Umbria. Io penso che ci siano le condizioni per fare questo, no? Certo. Però già la Gronda è un bel discrimine. Ecco, ma su queste questioni, io penso che ci possa sedere tutti intorno a un tavolo e si possano fare e trovare delle soluzioni, no? Perché io adesso non voglio entrare nel merito di ogni singola opera, che ci sia la preoccupazione di ottimizzare la spesa, visto che le risorse sono sempre poche, di fare le opere estremamente necessarie, che ci sia questa preoccupazione, è una preoccupazione che dobbiamo avere tutti. Io voglio fare, per onestà intellettuale, l'ultimo esempio in ordine di tempo che riguarda la questione del Ponte Morandi, no? Dove il 5 Stelle, lo dico perché mi riallaccio anche a un articolo di fondo di Paternostro, mi pare, di due giorni fa, no? Dove i 5 Stelle sono per la rescissione delle concessioni autostradali. Se i fatti che stanno emergendo dovessero essere confermati, io penso che la loro posizione sia una posizione da prendere in grossissima considerazione, perché è evidente che quello che è successo è frutto di un sistema e di un modo di gestire, no? Che effettivamente mette in discussione, legale, certo. Ma finché questo non veniva emerso, è certo che quella è una posizione, diciamo così, troppo anticipatrice. Se invece è così, come pare che sia che si stia evidenziando, questo è un ragionamento che va messo in calendario e va approfondito. Ecco, vedete che se le cose si discutono una per una, no? Io penso che si possa divenire a una soluzione. Poi non è questione di far polemiche, anche gli interventi che voi rimandate e che vediamo anche sui social e dappertutto vanno anche contestualizzati, no? Perché se l'intervento di Zingaretti in una assise pubblica è in risposta magari all'ultimo articolo che è uscito sul giornale ieri, va contestualizzato. A distanza di un mese, due mesi, assume un significato diverso. Allora, cioè, questo vale sia per noi che per gli altri, vale per tutti. Io prima ho fatto la battuta a Berino, certo. Berino è un anno e mezzo che è l'opposizione, il suo maggiore alleato l'ha tenuto un anno e mezzo all'opposizione, perché in tutte le regioni sono alleati, governano insieme e a governo l'ha tenuto l'opposizione. Potresti essere innervosito, anche un po' arrabbiato con la Lega, perché non lo sei. Ma potresti essere arrabbiato anche con la Lega. Ma io non ho mai detto che la Lega è stata lasciata della Meloni. Un altro mondo che io non vorrei. Di rimanere fuori, non è che nessuno l'ha tenuti fuori. La Meloni, che io ritengo abbia lavorato bene, sto difendendo Fratelli d'Italia perché la Meloni ha lavorato bene, perché io do un giudizio sui risultati oggettivi. La Meloni è passata da un 3 o 4% a un 9% attuale, quindi credo che la scelta l'abbia fatta giusta. Perché poi va bene tutto, ma io immagino se, a parte cosa avete detto voi quando la Lega si è alleata con... Sì, ma adesso ricominciamo. Ho capito, ma se mi tira in ballo, decide Carla Nattero di cosa posso parlare, no? È uguale, ma se mi fate parlare io parlo, non c'è problemi, ditemi di cosa devo parlare. Ma siccome l'ha ridetto, io voglio dire se... Siamo sempre lì. È sempre lì, prendiamo qualcosa, lo fermiamo, però poi ha ragione, scegliamo, rimaniamo sempre legati alla regione, vuol dire, ecco. Io sarei felicissimo se facessero un accordo, guarda, sarebbe per noi la cosa migliore, i 5 Stelle in Regione Liguria, ma sarebbe la campagna elettorale ideale per noi. Ecco, infatti, perché sulle infrastrutture, perché adesso voglio dire, fino a agosto PD Gronda, ok. Adesso possiamo trovare l'accordo. O la Gronda si fa o non si fa, perché se si fa diversa passano altri 10 anni per progettarla. Allora la Gronda la facciamo così com'è, in tempi brevissimi, o la Liguria continuerà a essere in preda al traffico quotidiano. Dice, ma Levante, ho capito, intanto iniziamo a fare quella di Ponente che è progettata. Raddoppio a Ponente l'hanno messa dopo che il viceministro Rixi se n'era andato, l'hanno messa nel programma di RFI tra 5 anni non finanziato.
il terzo valico è lì, va bene, vediamo, speriamo che siano mantenuti i tempi. Ma se i presupposti di un accordo sono, discutiamo su questo e magari troviamo un accordo, io come Fratelli d'Italia e spero candidato nel centrodestra dirò l'unico accordo che si può fare con i Liguri e dirgli che queste opere verranno fatte nel minor tempo possibile. Non mi va di dire senza se e senza ma, perché è una cosa che a me non piace dire, ma devono essere fatte subito. Il nostro programma elettorale prevederà quello, anche se non è di competenza regionale perché è di competenza statale, ma la Liguria non può trovare un accordo su queste opere, sono da fare, non c'è altro accordo da trovare, sono opere da fare, per cui se si mettono a discutere per trovare l'accordo su queste opere io sono contentissimo. Però per noi non avere il raddoppio ferroviario e non avere la Gronda è una cosa che ci condanna economicamente a rimanere indietro rispetto non al nord-ovest ma al resto dell'Italia, e condanna l'Italia tutta a rimanere schiava dell'autostrada dei fiori e schiava della società autostrade, perché tutti i camion, tutte le merci che vengono dal Portogallo, dalla Spagna, da Andorra, dalla Francia, dal Principato di Monaco continueranno a passare, certo, sull'autostrada, perché sulla ferrovia non ci possono passare. E quindi è follia dire, per me è politicamente follia dire, che su certe cose si può trovare l'accordo. Non c'è accordo su queste cose, bisogna metterle e farle, punto. Avrete come centrodestra sicuramente una conferma da parte di Toti, no? Per quella. Però Toti non è più Forza Italia. Beh, io voglio dire, se Toti non è più di Forza Italia, l'attuale presidente della Regione Liguria, io sono anche più contento se diventa un candidato di coalizione invece che il candidato di un partito, quindi vuol dire, come succede da tante altre parti, sarà un candidato in cui se tutto va come deve andare si rispecchieranno tutti i partiti del centrodestra, e se ne aggiunge qualcheduno tanto meglio, io dico, perché quindi vi riconoscete quindi in un'eventuale candidatura di Toti a certo, assolutamente, per quale motivo non dovremmo riconoscerci? È legittimo chiedere, anche perché no, è legittimo chiedere, se, dire, siamo, se Barbagallo siamo, poi siamo al governo, vabbè, loro Renzi che esce dal PD, no, non credo, no, che possa essere altrettanto. Forse squadra che vince non si cambia, squadra che vince si può, perché non è di Forza Italia, ma io sono di Fratelli d'Italia, la nostra è una posizione un po' particolare, anche un po' più semplice da difendere e da spiegare, non da giustificare, sennò Giovanni si arrabbia, spiegare le ragioni e non da giustificare. Però se vuole lo giustifico anche senza aver fatto errori. Arriviamo sempre sul tema della Gronda, a sentire anche Alicia Salvatore, perché è un tema anche qui proprio da 5 Stelle, nel senso contrarietà, favorevoli, sì ma con la virgola, con qualche cambiamento. Come vi porrete? Noi vogliamo la Gronda dei cittadini e non quella dei Benetton, perché la Gronda dei Benetton è un progetto del 1989, un progetto che ha 30 anni, sono 30 anni che i governi dicono facciamo la Gronda, non hanno mai fatto la Gronda, e non è sostenibile né da un punto di vista economico né da un punto di vista ambientale. Si tratta di uno scavo in galleria di 54 chilometri per 9 milioni di metri cubi di detriti in rocce piene di amianto. Allora, quello che è stato fatto in questo anno di governo, grazie al lavoro dei tecnici con esperti, è stato quello di studiare la soluzione che consenta di avere una maggiore efficacia, quindi fluidità del traffico, risolvere i problemi di traffico, e senza però andare a mettere a repentaglio la vita e la salute dei cittadini nei prossimi 10, 20, 30 anni. Perché francamente io penso alle nuove generazioni, chi glielo va a spiegare a un ragazzo che va ad ammalarsi di asbestosi, che hanno preferito fare il progetto vecchio, quello più costoso, quello meno funzionale, quello dove si scavava nell'amianto, anziché quello che era una variante, che costa di meno, si vanno a risparmiare 2 miliardi e mezzo, che possono essere reinvestiti sul territorio per tutte le altre infrastrutture urgenti e necessarie, parliamo del raddoppio, e che ci vogliono 3 volte meno il tempo di realizzazione della Gronda, perché la Gronda dei Benetton richiede almeno 10 anni di lavoro. Allora, questo progetto alternativo, rivisto, conserva
la parte del vecchio progetto funzionale, utile, diciamo, e che non scava nelle rocce piene di amianto, perché non tutte le rocce in Liguria sono uguali. Ecco, forse Toti, non essendo ligure, non lo sa che ci sono montagne liguri con amianto e montagne liguri senza amianto. Quindi il tracciato di questi altri scavi, poi se vogliamo entrare anche nel dettaglio, insomma, purtroppo non è possibile. Potreste parlarne a livello di programmi, eccetera, sì, insieme al PD. E secondo me è la cosa migliore, perché anche sì, ma io dico, i tecnici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti hanno fatto una comparazione tra 5 o 6 scenari che includono la vecchia gronda, queste varianti, altre varianti, e il verdetto è stato netto e chiaro. Costa di meno, ci vuole meno tempo a realizzarlo e non crea quell'impatto sulla salute, e quindi è preferibile, è migliorativo, nel tempo ci si evolve, si trovano soluzioni migliori, quindi qui è una questione proprio di buonsenso e di urgenza per la cittadinanza e di risparmio per utilizzare quei soldi per altre opere che servono al territorio. E speriamo che la valutazione vada a finire come quella della TAV, che è stata negativa, ma si fa lo stesso. Qui il TAV era un progetto già avviato e non c'entrava nulla rispetto al tema della gronda, e qui ci sono dei nuovi documenti grazie a questi studi nuovi che fino a un anno e mezzo fa non esistevano, che dimostrano che c'è un'altra via più semplice, più facile efficace. Della gronda dei genovesi, noi la chiamiamo, sì, perché, è la gronda dei genovesi, per contrapporla a quella dei Benetton, cui francamente io non affiderei nemmeno lo spillo. Cara Nattero, questi sono i temi che sembrano essere più di attualità, però credo che lei forse pretenda anche qualcosa di diverso anche sul piano del sociale in Liguria, sì. No? Credo. Sì, nel la senso, migrazione per parlo dei migranti, nel senso che la parola un po' d'ordine che noi abbiamo usato sia per quello che riguarda l'accordo a livello nazionale è la parola, la discontinuità, nel senso, diciamo, una rottura rispetto a alcuni elementi fondamentali dell'attività di governo, del governo precedente. Quindi la discontinuità per noi è una discontinuità, ad esempio, sulla questione dei decreti sicurezza che vanno radicalmente cambiati, è una discontinuità sulle tematiche del lavoro e dell'ambiente, questo diciamo a livello nazionale. Il nostro atteggiamento è quello di guardare al futuro, non continuare a guardare al passato, anche perché se facciamo il conto delle liti, sapete benissimo che da aprile all'8 agosto tra i leghisti e il Movimento 5 Stelle si sono detti assolutamente di tutto, pur essendo nello stesso governo. Quindi non è inutile andare a fare quel ragionamento lì. Il ragionamento invece è andare a vedere il futuro, che cosa nel futuro questo governo è in grado di fare, se applicare veramente una discontinuità che rompa, diciamo, coi poteri forti. Perché questa equazione che è stata fatta, sinistra uguale poteri forti, è un'equazione che adesso è sbagliata, e che mi pare che una delle novità grandi è che rispetto alla politica europea ci possono essere dei cambiamenti che non vanno più nella direzione dell'austerity, ma vanno nella direzione di una politica espansiva. Ed è su questo che si può basare, diciamo, questo nuovo governo, e su questo una delle grandi possibilità che ha, se riuscirà a sfruttarlo, ecco, perché sempre ovviamente se c'è la capacità. Lo stesso ragionamento, diciamo, va fatto per quello che riguarda le regionali. È evidente che per le regionali non è che si può imporre dall'alto una soluzione, però è altrettanto evidente che un governo nazionale che ha di fronte 4 elezioni regionali, se non ha una conferma da queste elezioni regionali, non ha una conferma a questo governo. Ricordo che D'Alema nel 1997 o 98, non mi ricordo più, si è dimesso proprio perché aveva avuto. Quindi è chiaro, cioè, dire che non ci sia un legame tra le due cose è sbagliato. Quindi è evidente che, secondo me, degli sforzi per tradurre in salsa ligure, diciamo, il governo nazionale vanno fatti, ma devono essere appunto sforzi non calati dall'alto, ma sforzi
che partano dalla società ligure, dal civismo ligure, che è molto, che è molto, che è molto ricco. Su questo, su questa base, diciamo, l'unico tema non è quello della Gronda. In primo luogo, i temi infrastrutturali non è che vanno messi in un unico sacco. Ad esempio, quello del raddoppio ferroviario del Ponente Ligure non è la stessa cosa della Gronda. È una cosa di una essenzialità totale e che io penso che qualsiasi partito che sia il governo, qualsiasi espressione, diciamo così, della nostra regione che sia il governo, deve prendere questo come primissimo. Questo, diciamo, noi liguri non genovesi, su questo si basa anche un po' la nostra nobiltà, no? Come certo, diceva Dante. Perché effettivamente questa cosa dobbiamo, diciamo, portarla avanti con più forza. Io sono una grande, seguo molto le ferrovie perché vado sempre a Genova in treno, quindi so benissimo come sono le cose. Quindi questo è la, non mettere tutte le cose nello stesso calderone. L'altra questione è invece che però non è solo infrastruttura il problema, come dice il problema. Cioè noi abbiamo il problema della sanità, il problema del lavoro e il problema dell'ambiente, che sono problemi essenziali in cui occorre una rottura di continuità sia rispetto all'attuale governo di Toti, ma anche rispetto, devo dire, al centro-sinistra, diciamo, di Burlando, almeno il secondo Burlando, ecco. Sia rispetto al secondo Burlando, sia rispetto a questo, occorre una grandissima discontinuità, perché nella sanità la Liguria sta facendo dei grandissimi passi indietro. Perché c'è la questione delle coste, della difesa delle coste per quello che riguarda l'ambiente, perché c'è un problema generazionale nella nostra Liguria che è incredibilmente, diciamo, stiamo invecchiando a rotta di collo, insomma, e quindi c'è un problema, c'è un problema di problematiche giovanili. Il ecco, tempo certamente dobbiamo finito. Andare a chiudere. Su tutte queste cose, secondo me, è possibile un confronto all'interno col PD, dentro la sinistra, diciamo al di fuori del PD, col Movimento 5 Stelle e soprattutto con le tante associazioni civiche che ci sono a Genova e Liguria. Allora, non so se proprio velocemente, ma dovete andare a flash, mi dovete promettere questa volta, magari partiamo da Marina, diamo in senso contrario alla veloce, proprio per capire, beh, prossime elezioni mi sembra più facile da un certo punto di vista, per esempio per Iberrino, perché insomma l'alleanza c'è, quella sarà, poi al di là che Toti sia con Forza Italia o sia con Cambiamo. Sì, sì, ma quello non, su quello non c'è dubbio, vediamo con che legge elettorale andremo a votare. Ripeto, io rischi non ne corro, io 40 anni che sono sempre fermo lì, quindi vuol dire, se a me schieramenti non ho mai cambiato, qualche alleanza, ma sostanzialmente si aspetta però qualcosina magari 95... di meglio da Fratelli d'Italia, visto Scusa? Che c'è un po' di crescita da Fratelli d'Italia, magari si aspetta. Vuol dire, negli ultimi 10 mesi abbiamo guadagnato oltre il 5,5%, quindi vuol dire che il futuro, però in una politica che cambia così, naturalmente bisogna continuare a lavorare, quindi è tutto quello molto che vero. Continueremo a fare. Barbagallo, invece, aperto il tavolo col 5 Stelle anche in Liguria, col PD. Infatti io penso che ci siano, come qualche collega ha già detto, la possibilità di aprire un tavolo per far sì che ci sia una grande alleanza alternativa al centrodestra e che ci consenta di prendere la Regione Liguria su un programma condiviso nell'interesse ovviamente dei cittadini, che non può prescindere dalle grandi opere, non può prescindere anche da quello che è stato detto in settori che a noi ci hanno lasciato molto ma molto perplessi, per esempio la gestione del settore della sanità, dell'agricoltura in questi ultimi 5 anni, perché ormai siamo in fase di scadenza, si voterà tra qualche mese. E quindi pensiamo che ci siano tutte le condizioni per poter fare questo, con un candidato condiviso che ci consenta di essere alternativi. Poi per quanto riguarda, non voglio parlare accettare che poi faccia arrabbiare l'amico Berlino, però voglio dire quello che si legge sui giornali in questi giorni, dove un grosso esponente, un deputato di Forza Italia, che esce sui giornali e dice
il candidato del centrodestra Liguria non è ha detto non è il candidato di Forza Italia, è diverso, hai ragione, e loro hanno detto non è il candidato della Lega, e noi diciamo non è il candidato di Fratelli d'Italia, è il candidato della coalizione. Benissimo. Ma però se, si riferiva a Totti, no? Ma se tutti in genere gli orfani sono più deboli di quelli compari a Totti o no? Mi pare che si voglia scegliere anche il candidato del centro-destra. Ma io che devo fare il piadino della situazione? No, in genere gli orfani sono più fragili. No, ma questa cosa tranquilla, così tutta, ma vogliamoci bene, non mi sembra che sia nei fatti, no? Adesso sentiamo. Siccome io credo che... Posso chiedere soltanto una cosa ancora a onorevole Barbagallo? Ma Diana Maria Furlan, candidato per il centro-sinistra, se ne parla all'interno della sinistra? È uscito anche sul giornale. Io non ho contatti diretti, quindi non lo so. Io l'ho letto sul giornale e... non ne so molto di più, onestamente. Ecco, ma potrebbe essere un candidato di convergenza. Mi fermo lì perché sennò io penso che ci possa essere un candidato. Naturalmente, quello che sta succedendo in Umbria e quello che è successo al governo potrebbe apre scenari nuovi. È chiaro che se questo ragionamento con i 5 Stelle e con le altre forze che diceva prima la Nattero, questo tavolo va avanti, è chiaro che deve essere un candidato condiviso. Quindi, se sono usciti dei nomi prima, scusate, naturalmente in qualche maniera se ne parlerà al momento in cui questo piano, perché non, sì, no, perché infatti facciamo, già hanno difficoltà, una difficoltà oggettiva a scegliere il loro candidato presidente. Volevo togliergli questo imbarazzo, visto che il nostro candidato presidente credo che sarà tutto sommato Totti, anche perché ha lavorato benissimo, il rapporto collaborativo è ottimale, al di là di chi sarà il partito che indicherà il candidato presidente. Anzi, se tra tutti si trova una convergenza sul candidato unico e si va avanti per portare, ripeto, avanti quelle che sono le opere anche lasciate, non dico in computer, ma comunque in iter già avviato, è opportuno farlo. Poi mi ricollego all'ultimo ragionamento che ha fatto la Nattero e che mi trovo d'accordo, il fatto che il governo deve anche prendere atto del fatto, scusate il gioco di parole, che a livello regionale 14-15 regioni saranno amministrate del centro-destra tra pochi mesi. Quindi quando si parlerà di regionalismo, l'importanza dei risultati attualmente sono due, non farmi dire D'Alema ha preso atto di questo risultato e sicuramente anche Conte prenderà atto di questo. Io me lo auguro perché quando hai 14-15 regioni e dovrai iniziare a parlare di regionalismo, di autonomia delle regioni, se non lo fa è l'ennesima conferma di un governo che se ne frega dei territori. Se non lo fa, meglio ancora. Se non lo fa, meglio ancora. Se non lo fa, meglio ancora. Alice Salvatore, perché allora. Io auspico che si smetta di avere tutta questa autoreferenzialità per le forze politiche, per gli schieramenti, per queste divisioni, e che si lavori veramente per quelle che sono ormai purtroppo emergenze dei cittadini. Quindi io mi limito ad augurarmi e ad augurare alla Liguria che chiunque vinca le prossime elezioni regionali si occupi di creare occupazione e di dare un servizio sanitario dignitoso, così come non è purtroppo in questo momento. Argomenti che appunto, Carlo Nattero, anche per voi sono assolutamente fondamentali, lo diceva prima, quindi ci si può ragionare allora anche con PD e 5 Stelle. Beh, certo che si può aprire, appunto, ripeto, anche al grande associazionismo ligure, perché ci sono tantissime associazioni, quindi aprire un tavolo il più largo possibile, fare un confronto sui programmi e battere il centrodestra. Quindi al limite anche politica un passo indietro per il mondo civile, certo, sociale, diciamo, chiamiamolo così. Noi come Sinistra Italiana in Umbria siamo tra coloro che appoggiano la lista civica Umbra, e quindi già in Umbria le abbiamo fatto questo passo indietro, quindi siamo disponibili a farlo anche in Liguria, ovviamente in un quadro di programma condiviso, in un quadro. Beh, certo. Tempo ne avete, quindi questo è chiaro. Potreste anche ragionarci. Grazie a Carlo Nattero, Sinistra Italiana, Leo Liberi e Uguali, Alice Salvatore del Movimento 5 grazie. Stelle, Alessandro Piana grazie della Lega, Giovanni Barbagallo del Partito Democratico, Gianni Berrino di Fratelli d'Italia. Un grazie per essere stati con noi, un grazie al pubblico, un grazie a Natalino Famà, grazie a voi, che ha condotto insieme a me questa. Possiamo chiamarla anche piccola battaglia a tratti, ma un bel dialogo, una bella discussione. Molto interessante, penso molto utile anche per chi domani dovrà
comunque confrontare. Dovrà fare delle scelte, certo, anche in cabina elettorale, per le regionali e poi anche sicuramente per le politiche più avanti. Grazie, grazie, arrivederci, a presto, una buona serata.